Agumea al Siviglia, nelle prossime ore LANNUNCIO. Lucien Agumé passerà dall'Inter al Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il centrocampista quindi lascia ancora Milano e approda in Liga. L'annuncio ufficiale è atteso per la giornata di lunedì. Udinese, 0 minuti per SAMARDZIC, è sempre più Napoli. Il Napoli in crisi vuole rifarsi il trucco per puntare all'obiettivo fondamentale, un posto nella prossima Champions. Lazar Samardžić, dell'Udinese, è davvero vicino e la trattativa per portarlo alla corte di Mazzarri potrebbe chiudersi già in settimana, anche perché contro la Lazio non ha giocato neppure un minuto. L'accordo con i friulani prevede una spesa, per De Laurentiis, tra i 20 e i 25 milioni, compresi i bonus. Quello con l'agente del centrocampista, invece, è intorno ai 2 netti per 5 anni, più bonus a salire. L'arrivo di Samardžić è fondamentale per coprire la partenza di Elmas e, soprattutto, quella futura di Zielinski. Empoli, ecco il difensore GOGLICHIDZE. Saba Goglicizze è un nuovo giocatore dell'Empoli, manca il comunicato ufficiale del club toscano, ma il contratto del difensore georgiano classe 2004, proveniente dal Torpedo Kutaisi, è stato depositato in Lega Calcio. Bonucci. Nuova opzione. Pressing dell'FENERBAHCE. Leonardo Bonucci in uscita dal Union Berlino, tramontata l'opzione Roma, ora è il Fenerbahçe a essersi interessato all'ex difensore della Juventus. Thiago Pinto. Addio alla Roma deciso da tempo, tranquilli su Dybala. A proposito dell'operazione Huijsen, Pinto ha detto: avevo spiegato abbastanza bene che, se volevamo fare un giocatore abbastanza velocemente, dovevamo farlo rispettando i paletti che abbiamo e abbiamo fatto Huijsen. Abbiamo sempre operato con molta creatività e continueremo. Vediamo, mancano ancora tanti giorni. Infine, questa è l'ultima settimana della clausola di Dybala. È quasi un divertimento. Quando l'abbiamo preso il 15 di luglio, la prima cosa di cui si parlava era la clausola di Dybala. Mai dire mai, ma possiamo stare tranquilli, ha concluso. Torino, Sanabria, rinnovo? Molto contento. Tony Sanabria, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo ottenuto contro il Napoli. Cosa significa per me il rinnovo? È molto emozionante, mi sono trovato bene dal primo giorno. La gente mi ha fatto sentire il suo amore e il suo calore, sono molto contento di restare qua. Tottenham, offensiva per DRAGUSIN, che si allontana dal Napoli. Tottenham più vicino a Radu Dragusin, gli Spurs stanno trattando in queste ore col Genoa per il difensore anche nel mirino del Napoli. Gli Spurs avrebbero alzato l'offerta a 25 milioni più bonus avvicinandosi al giocatore, col quale l'accordo c'è già. I rossoblù ne chiedono 30. Milan, Terracciano a Milano, domani visite mediche. Filippo Terracciano è appena arrivato a Milano, domani farà le visite mediche per il Milan alla clinica La Madonnina. Il difensore arriva dal Verona a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Napoli, DS Meluso, massima fiducia in Mazzarri. L'allenatore gode della massima fiducia da parte della società, da parte mia e da parte della squadra. Non c'è nessuna riflessione su di lui in merito. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta incassata in casa del Torino, 3, a proposito della posizione di Walter Mazzarri.
abbiamo fatto una piccola riunione con lui, poi siamo andati a parlare con la squadra, abbiamo parlato di apportare subito dei correttivi, ha spiegato stiamo pensando di fare qualcosa per stimolare la squadra e cercare di ritornare alla normalità. LA Fiorentina punta a ripartire anche col mercato. Dopo il passo falso di ieri sera contro il Sassuolo, la Fiorentina è scesa subito in campo per preparare la partita di martedì al Franchi contro il Bologna, in palio l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Sin qui la squadra ha avuto un rendimento da Champions ben oltre le più rose aspettative. Tuttavia anche la partita di ieri ha confermato la necessità di intervenire sul mercato per soddisfare le richieste dell'allenatore. Al momento i nomi più gettonati sono quelli dei veronesi Engong per la fascia e Faraoni per la difesa. Empoli, Andreazzoli, mercato? Ci deve pensare LA Società. Aurelio Andreazzoli chiede aiuto alla società, augurandosi che arrivino rinforzi dal mercato per il suo Empoli. Certo è che dobbiamo cambiare qualcosa, qui ci deve pensare la società, ma credo che abbia le idee chiare e vedremo se ci saranno le possibilità, ha detto il tecnico dei toscani dopo il KO con il Milan. Conte in tribuna a Torino per vedere il Napoli. C'è anche Antonio Conte, insieme a Giampiero Ventura, in tribuna per seguire Torino-Napoli. Il tecnico pugliese proprio nei giorni scorsi è stato accostato agli azzurri campioni d'Italia come prossimo allenatore dopo Mazzarri. Vidal. Sanchez deve andarsene dall'Inter, Inzaghi non lo vuole. Arturo Vidal, si sa, non le manda a dire. Questa volta il bersaglio delle sue critiche sono Inzaghi e più in generale l'Inter, rei di non far giocare abbastanza il suo amico e connazionale Alexis Sanchez. Attraverso il suo canale Twitch, l'ex centrocampista della Juventus e attualmente svincolato ha lanciato un appello: Alexis, se mi stai ascoltando per favore vattene dall'Inter. Non sarebbe mai dovuto tornare, gliel'ho pure detto. Doveva andare in un club dove potesse divertirsi a giocare, e sentirsi amato dalla gente, ma lui è un testardo. Finora il cileno ex Udinese è sceso in campo solamente in 14 partite, totalizzando appena 473 minuti. Udinese, Balzaretti, Giannetti tassello importante. Giannetti è un tassello importante. Va a completare un reparto che, con l'assenza di Giacca Biol ancora per qualche settimana, necessitava di caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in rosa. Così il responsabile dell'area dell'Udinese, Federico Balzaretti, ad Azon prima della gara contro la Lazio. Il club punta a prendere e formare giocatori giovani. Siamo contenti dell'età media della squadra e della crescita dei difensori, ma bisogna anche curare i dettagli. Fiorentina, Barone. Insigne? Nessuna possibilità. Gio Barone respinge al mittente le indiscrezioni relative al possibile arrivo alla Fiorentina di Lorenzo Insigne nella sessione di gennaio. Insigne? Non ci sono possibilità che venga alla Fiorentina. Non bisogna dimenticare le liste che sono un tema importante, ha spiegato a Sky Sport il DG della Viola. Sappiamo le nostre esigenze e siamo pronti a intervenire. Atalanta, sfida Monza-Torino per Bakker. O l'Atalanta-Bakker non è ancora riuscito ad ambientarsi e a gennaio potrebbe già cambiare aria. Arrivato per 10 milioni l'ex esterno del PSG piace infatti a due club di Serie A. Nel dettaglio, sul giocatore ci sarebbero Monza e Torino. Fiorentina, anche in uscita. A Firenze lavori in corso sugli esterni. Oltre a Brecalo, vicino a un accordo con la Dinamo Zagabria, anche Iconé sembra pronto ad ascoltare eventuali offerte di trasferimento. Stando alla Nazione, al momento per il francese si sarebbe fatto avanti solo il Bologna, a cui la Viola ha risposto proponendo uno scambio con Carlson, ma presto potrebbero arrivare nuove richieste soprattutto dalla Francia.
Napoli, ottimismo per DRAGUSIN. In casa Napoli si registra un certo ottimismo sulla buona riuscita dell'affare Dragusin. Stando alla Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbero messo sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Ostigar e il prestito di Zanoli contro i 20 milioni di euro offerti dal Tottenham. Per chiudere la trattativa, il Grifone vorrebbe a titolo definitivo anche l'esterno e più soldi cash perché dovrà versare il 20% della cifra incassata per il difensore alla Juventus. Milan, rifiutata prima offerta dell'FENERBAHC e per KRUNIC. Il futuro di Rade Krunic al Milan ormai è segnato. Si tratta solo di trovare l'offerta giusta per sancire l'addio. Offerta che finora non è ancora arrivata al club rossonero. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, in via Aldo Rossi nei giorni scorsi avrebbero respinto il primo assalto del Fenerbahce per il bosniaco, rifiutando 4 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Juve. In settimana SIPO chiudere per Gialò. Sprint per Thiago Gialò, la Juve può chiudere in settimana. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui ci sarebbe già l'intesa con il Lille per una cifra di circa 2 a 3 milioni di euro più bonus mentre proseguono i contatti con l'entourage del giocatore. Napoli. Niente Arabia, Politano RINNOVERA. No all'offerta dall'Arabia. Alla fine Matteo Politano rinnoverà con il Napoli. Lo riferisce il Mattino, secondo cui l'attaccante azzurro prolungherà il suo contratto con il club azzurro, attualmente in scadenza a giugno 2025, con un aumento di ingaggio da 2,2 milioni a 2,8 milioni.